Bentornati sul mio canale, io sono Mirko e oggi parleremo di quanto costa il trapianto di capelli. Ad oggi, molte persone non hanno ancora ben chiaro quanto più o meno potrebbe venire a costare, appunto per questo sto facendo questo mini tutorial. Ma nel frattempo, prima di iniziare, vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale, di lasciare like nel caso anche a questo video. Se avete piacere, in descrizione troverete il link della nostra pagina Facebook, nel quale appunto discutiamo di soluzioni che si possono trovare al giorno d'oggi per risolvere il problema della caduta dei capelli. Inoltre troverete anche il mio numero di telefono, un numero di telefono dedicato nel quale se avete bisogno mi potete contattare e c'è anche una piccola novità, ovvero finalmente siamo riusciti a creare una sorta di canale preferenziale nel quale riusciamo in qualche maniera, ma non siamo coinvolti, ecco, mettiamola così, ad aiutare i ragazzi ad avere un responso per quanto riguarda la fattibilità o meno del trapianto di capelli. Comunque, se mi contattate al numero qua sotto o Instagram o Facebook, o io o Danilo, comunque vi daremo una mano, vi diremo come più o meno si può avere un'idea sulla fattibilità o meno del trapianto di capelli. Allora, io innanzitutto sono al terzo mese post trapianto, o meglio del mio secondo trapianto di capelli, l'area del Vertex. Molti di voi me l'hanno chiesta e io adesso vi faccio vedere come sono messo nell'area del Vertex. E tengo a precisare una cosa, il risultato nell'area posteriore della testa si ha intorno agli 8 mesi circa, quindi ancora un po' presto per dare un esito positivo o negativo sull'eventuale risultato. Sono solo passati 3 mesi, ma inizio a vedere un piccolo miglioramento. Le cure che sto utilizzando, beh, in descrizione troverete anche il link con un altro video nel quale specifico che cure io ad oggi sto facendo. E nulla, iniziamo con il mio 360. Questo è il mio 360 della testa, faccio vedere bene l'area del vertex. Stamattina sono andato al parrucchiere, l'area donatrice non è provata, ma comunque ci sono ancora qua, c'è ancora qualche piccolo segno, però tutto sommato sta andando bene. Devo ancora aspettare un 5 mesi per dare un feedback positivo o negativo per quanto riguarda il risultato, quindi dobbiamo aspettare. Ma iniziamo subito. Allora, quanto costa il trapianto di capelli? Gli importi che adesso vi elencherò sono riferiti a quello che più o meno io ho speso in Turchia per come ho voluto vivere io il viaggio e la mia esperienza, ed è in riferimento al mio secondo trapianto di capelli. Quindi partiamo dal presupposto che il trapianto costa 2.300 euro. Più abbiamo 550 euro di spese d'agenzia che vanno a coprire il discorso dello spostamento aereo, di tutte le navette che collegano l'aeroporto all'hotel, hotel clinica, clinica hotel e via dicendo fino al ritorno, e in più è inclusa anche la colazione. Ebbene sì, in questo importo è escluso il pranzo e la cena, infatti saranno valori che andremo ad aggiungere al totale delle spese. Quindi per ora siamo a 550 euro più 2.300 euro. In più dobbiamo aggiungere che ogni giorno abbiamo un pranzo e una cena da dover coprire. Di conseguenza, personalmente, io ogni giorno ho speso una media pranzo e cena di circa 80-70 euro. Ovviamente si può spendere anche molto, ma molto di meno. Però io ho voluto provare un po' di ristoranti. Personalmente, io ho speso ogni giorno per mangiare circa pranzo e cena circa un 70 euro. Di conseguenza, dobbiamo moltiplicare 70 euro per 4 giorni di 280 euro. Però ragazzi, non vi preoccupate, potete spendere sicuramente anche molto, ma molto, ma molto meno. Poi io ovviamente ero a Istanbul e ho voluto fare anche un tour della città che per un giorno mi è costato ben 50 euro, quindi aggiungiamo anche questi 50 euro nel costo totale. Arrivato qui, pensiamo di aver fatto tutto. Ebbene no, ci sono i famosi souvenir. I souvenir in Turchia mettiamo un 200 euro perché vogliamo provare una roba, vogliamo provare l'altra, quindi prendiamo un po' di regalini. Aggiungiamo anche 200 euro al totale. Dopodiché dobbiamo anche calcolare eventuali costi che più o meno sono obbligatori per quanto riguarda le cure post trapianto. Qui si può aprire un'altra grossa parentesi. Il tutto dipende un po' da che cure decidete di adottare. Personalmente ho iniziato a curarmi con finasteride topica al 2,5% e minoxidil e integratori bioscalin. Integratori
E finasteride topica li ho acquistati qua in Italia presso una farmacia qua di zona, e in Turchia principalmente ho acquistato il minoxidil. Il minoxidil classico, la boccettina spray da 100 ml la pagate 10 euro. Io ne ho comprate due, quindi per 2 mesi poi dopo sono stato a posto, quindi ho dovuto aggiungere 20 euro al totale. Insieme al minoxidil in Turchia ho anche acquistato il Sebamed e il Bepanthenol, che sono due lozioni e uno shampoo che si utilizzano nelle cure post-trapianto per circa una ventina di giorni. Entrambi i prodotti circa mi sono costati una ventina di euro, di conseguenza aggiungiamo altri 20 euro al totale. Rientrati in Italia mi sono dovuto organizzare per acquistare la finasteride, che nella lozione topica, quindi sotto forma di crema, per 2 mesi l'ho pagata 85 euro, quindi aggiungiamo anche 85 euro. Essendo al terzo mese, circa un paio di settimane fa, ho finito tutti i prodotti. Quindi ad oggi, nel post-trapianto, ci aggiriamo intorno a una cifra di 17,50-20 euro al mese per l'integratore Bioscalin. Se volete utilizzare la finasteride topica, calcolate circa una quarantina di euro ogni mese. Più una lozione di minoxidil al mese viene a costare circa una ventina di euro. Detto ciò, si può trovare anche una miglior quadra utilizzando prodotti, diciamo, un attimino meno conosciuti a livello di brand e risparmiare qualcosina. Ma in linea di massima, nei primi 6 mesi, il costo complessivo mensile per il trapianto di capelli, o meglio per la manutenzione dei nostri capelli, è circa di 80 euro per i primi 6 mesi. Dopodiché, dopo il sesto mese, si possono iniziare a diminuire le dose, di conseguenza finasteride e minoxidil diminuiremo il dosaggio, quindi possiamo calcolare che il costo stimato dal sesto mese in poi sarà circa di 30 euro, 20, 25, 30, 35 euro ogni mese. Adesso tocchiamo un altro argomento e poi dopo chiuderemo anche questo video qua. Il tanto discusso e richiesto, ma per quanto tempo dovrò curarmi con i prodotti? Ragazzi, questo è un discorso molto delicato. Personalmente, io ho scelto, insieme anche a Danilo e anche insieme all'altro ragazzo che ha fatto il trapianto di capelli, abbiamo scelto di proseguire le cure finché ci sarà possibile. Ovvero, io da 2 anni e mezzo a questa parte sto ancora utilizzando minoxidil, sto ancora utilizzando il Bioscalin e bene, sì, ho integrato anche le mie cure con la finasteride topica. Di conseguenza, io probabilmente andrò avanti per altri 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni, sperando che non ci siano effetti collaterali negativi, positivi, eccetera, eccetera. E che sperando che i capelli rimangano in testa. Detto questo, spero di aver fatto un piccolo riassunto. Quindi il costo complessivo del trapianto è qua sotto. E ripeto, queste stime non sono proprio precise, 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 perché si può spendere anche qualcosina meno. Io vi dico in base a quello che io spendo ogni mese e che ho speso per fare il trapianto di capelli. Molti di voi più attenti sapranno che comunque io il secondo trapianto non l'ho pagato perché me l'hanno fatto passare in garanzia, però io ho voluto evidenziare questo importo per il semplice fatto che è una spesa che voi andrete a affrontare subito. Me l'hanno fatto passare in garanzia perché nel Vertex il risultato, quindi anticipo tutte le domande che poi dopo mi arriveranno, il risultato non era quello che mi ero prefissato. Detto questo, io vi ringrazio, a breve ci vedremo con un nuovo video.